se la nave affonda, c'è qualcosa che non va. Se la nave affonda, solo il mare la prenderà. Ognuno ha in testa un'Italia, ma ognuno poi scrive i suoi giorni con quello che fa. Ok, vai, accendi tutto. Ah, accendi tutto. Mi vedete anche? Come si fa a non vedermi? Con sta panza. Volete vedere come vengono qui tutti i bambini? Bimbi, ci sono dei Pokémon rari. Ci sono dei Pokémon rari qui dietro al palco. Dai, vena grande, avete mangiato, avete bevuto. Adesso è tempo di divertirsi, di ballare, di suonare, di iniziare a fare un po' di casino. Io sono anche molto felice di stare qua a Vena Grande. Vi svelo un retroscena mio familiare molto particolare. Io sono 134. Sarà bellissimo fare lo spettacolo con i numeri su. Sembra il bingo. 163. Quando è che chiudiamo il forno e iniziamo a ballare? Dicevo, io sono molto felice di essere a Vena Grande. Mi sentite bene? Posso iniziare? Ragazzi, sono molto felice di stare qua per un retroscena mio familiare, che ho un po' vergogna a svelarvi, ma ve lo racconto. Io sono di Salerno, Campania, pochi chilometri da Napoli, una quarantina di chilometri da Napoli. Salerno è una bella città, ma io sono molto felice di stare a Vena Grande, perché in realtà io sono di Salerno da parte di mamma, ma sono di Vena Grande da parte di un caro amico di papà. E mamma veniva qua alla festa della pizza. Sapete come sono i pizzaioli? Sono fatti così. Adesso invece vorrei capire se voi sapevate che stasera c'era questo spettacolo di musica e cabaret. Sapevate che c'era anche il cabaret? No, qua dovreste fare tutti quanti fintamente sorpresi. Oh! Aspetta, rifacciamo tutti insieme, mi raccomando, datemi una mano. Sapevate che c'era il cabaret? Che adesso facciamo le battute, le barzellette, però senza via buculo, giusto. Se lo volete fare, sento dell'ironia nei vostri oh. Adesso posso capire che pubblico c'ho. Anche ai tavoli che sono qua vicino, fate un applauso rompighiaccio. Dai, più forte, che oltre il ghiaccio avete rotto anche altro, Devo dire la verità. Adesso vorrei capire invece se siamo in grado di scindere l'applauso solo gli uomini e solo le donne. Fattibile? Proviamo? Riusciamo a fare un applauso solo i maschietti? 3, 2, 1, solo gli uomini? C'è del gelo. 3, 2, 1, le donne? Di poco, ma come al solito le donne battono meglio. A pubblicare il selfie di inizio serata, perché ormai se non pubblichi il selfie la serata è come se non esistesse. Se pubblichi il selfie la serata si fa, altrimenti no. Hola. Volete che noi iniziamo? E allora io sono felice di stare qua stasera. È una delle date più importanti di agosto, il 13 agosto. Siamo qua, è uno spettacolo completo con Marco, con Johnny, ci divertiamo, facciamo tutto sommato, facciamo musica, facciamo cabaret. Chi mi ha visto in televisione a Zelig? Facciamo così, subito, adesso la camicia è del colore sbagliato, ma chi mi ha visto in televisione? Sulle mani, una decina di mani alzate, non mi posso lamentare, 10 mani, il governo Renzi governa con molto meno, non mi posso lamentare, non ci vedo molto bene, ma voi... Siete già andati al mare in quest'estate? Siete già andati a mostrare i vostri fisici palestrati sulle spiagge di San Benedetto? Perché mi guardate così? Questa non è pancia? Sono 3 anni che non scorreggio. Anzi no, non è pancia. C'ho le ossa grandi, c'ho il metabolismo lento e soprattutto mi piace a mangiare. Da sempre, noi di un certo peso troviamo queste scuse banali, il metabolismo lento, le ossa grandi, a noi ci piace a mangiare. Io sono nato alle 23.55 del 5 novembre 1984, 5,8 kg, non ero un bambino, ero una mortadella, piccolino. Infatti il primario quella notte non mise neanche il camice, c'aveva il grembiule del salumiere.
Via, via dalla sala parto. Dopo la sala parto, signore, dove ti portano? Chi ha detto in macelleria? No, ti portano nel nido. Questo nido, questo luogo tenero, il nido, dove al di qua ci sono i papà commossi e piangenti, al di là, quella notte, 42 bambini, ero l'unico nella culletta matrimoniale, che non ci andavo in quella normale, in quella piccola. Poi ti portano a casa e inizia lo svezzamento. Poi cresci e ti piacciono i cartoni animati agli altri bambini, che da piccolo il mio cartone preferito era il cartone delle pizze. Bello quadrato, già all'epoca. Poi effettivamente cominci a sviluppare qualche altro interesse. Ti piace andare a giocare nel cortile con gli amichetti, è vero o no? Mamma, posso andare a giocare nel cortile con gli amichetti? Domanda a tuo padre. Va bene. Papà, posso andare a giocare nel cortile con gli amichetti? Domanda a tua mamma. E mentre loro si palleggiavano questa decisione, noi a 7-8 anni eravamo già nella pozzanghera più grande del nostro quartiere. Mamma e papà mi ricordano un po' gli ultimi governi italiani, che mentre loro si passano le decisioni, noi sguazziamo nella merda. Più o meno è così. No. Allora, ma perché nasce l'idea di fare uno spettacolo con Marco? Perché innanzitutto ci siamo conosciuti, siamo diventati molto amici, ci troviamo molto bene insieme e i nostri modi di fare io comicità e lui musica si sono subito uniti, insomma. Poi lo vedrete stasera sul palco, lo spettacolo completo, oltre al mio e al suo repertorio facciamo anche due, tre cose di interazione sia comiche che musicali, quindi molto molto bene. Lo spettacolo è nato perché ci piacciamo. Voglio un applauso, spellatevi le mani, signore e signori, inizia lo show, tutto sommato, Marco Ligabue! Eccoci qua, Jonathan, come stai? Jonathan, ho dimenticato. Se ci aprono i microfoni sarebbe un poco meglio, ma poco. No, ma non è importante. Buonasera, eccoci qua, finalmente iniziamo lo spettacolo. Un altro applauso, non ci sta male secondo me, potete farlo. Non so se ve l'hanno detto, sono gratis. Noi iniziamo... Assolutamente sì, io nasco attore, comico e poi cabarettista. Prima ero vengo dal teatro, insomma, poi sono passato al cabaret, sono arrivato a Zelig con grande orgoglio, grande voglia di continuare a farlo e a novembre siamo di nuovo su Canale 5 perché c'è Zelig, torna Zelig al 20° anno, Zelig Event, un'edizione molto particolare. Allora, chitarra c'è, la voce c'è, Johnny, fammi sentire un attimo la chitarra, la voce, sì, tutto. Il pedalino, perfetto. Ciao a tutti, sono Marco Ligabue, stasera sono con Johnny, Jonathan Gasparini alla chitarra, con Chicco per fare uno spettacolo di musica e comicità. Tutto bene? Sono un cantautore, arrivo da Correggio, dall'Emilia. Vi farò ascoltare qualche canzone mia e qualche brano di cantautori italiani. Partiamo da una mia canzone che si chiama Non è mai tardi. Chi non cerca gli specchi e prima di tutto. Allora, siamo con Marco Ligabue. Partiamo, come mai hai deciso poi dopo tanto tempo lasciare Rio e intraprendere il solista? Ma guarda, è stata una scelta naturale che mi è venuta, insomma, con Rio è stata un'esperienza meravigliosa di 10 anni, però a volte le esperienze finiscono, no? Come gli amori, insomma, probabilmente mi era passato un po' una certa voglia, mi faccio da parte e nel farmi da parte non sapevo in realtà cosa avrei fatto, in realtà mi sono arrivate tante nuove canzoni da cantautore, sono state queste canzoni a spingermi a buttarmi in questa nuova avventura e devo dire che dopo, insomma, 3 o 4 anni che sono partito mi ci trovo proprio bene. A chi ti dice buongiorno? Eppure sa bene che cosa c'è intorno. A chi quel pezzo di storia lo tiene ben stretto nella memoria. A chi continua a pensare che non è mai tardi per sognare. Se la nave affonda c'è qualcosa che non va, se la nave affonda, solo il mare la prenderà, ognuno ha in testa un'Italia, ma un
ognuno poi scrive i suoi giorni con quello che fa. A chi dovunque lo metti continua a guardare e ti guarda negli occhi. A chi è capace soltanto di dare il suo meglio e lo fa fino in fondo. A chi ti offre da bere e non sa se arriva alla fine del mese. A chi non cambia opinione a seconda dei luoghi o delle persone. Se la nave affonda, c'è qualcosa che non va. Se la nave affonda, il timone si butterà. Ognuno ha in testa un'Italia, ma ognuno poi scrive i suoi giorni con quello che fa. A chi sa essere onesto, malgrado lo chiamino scemo o diverso. A chi si è rifatto una vita dopo aver scelto la donna sbagliata. A chi abbraccia la terra, lei non è una puttana e c'è solo quella. A chi continua a pensare che non è mai tardi per cambiare, la, se la nave affonda, c'è qualcosa che non va. Se la nave affonda, solo il mare la prenderà. Se la... Allora, noi ci sentimmo in via chat, molto al tempo di Rio, perché io feci una domanda, quella ci raccontate, io a questo punto te la ripongo, mi racconti Marco Ligabue in 5 parole, e perché queste 5 parole? Oh, 5 parole è difficile trovare, cioè, comunque allora, solare, leggero, energico, rock and roll, emiliano. Va bene queste 5 parole? E il motivo di queste 5? Solare perché sono una persona che cerca sempre di guardare il bicchiere mezzo pieno. Leggero perché cerco di prendere la vita anche nella pesantezza di oggi con la leggerezza possibile. Energico perché mi piace portare energia attraverso la musica, attraverso i concerti, attraverso quello che faccio. Rock and roll perché comunque una vita rock and roll, sempre sui palchi, insomma sempre in giro per l'Italia, insomma in qualche modo ogni giorno un hotel diverso, una casa diversa, amici diversi. Emiliano perché sono legato alla mia Emilia, alla mia terra, gente che è tenace, gente che lavora, gente che ha voglia di metterci tutto il possibile nella propria vita. Allora, io arrivo dall'Emilia e noi emiliani, a noi emiliani piace portare la festa, piace portare un concerto dove si fa insieme, no? La musica. Partiamo dal primo pezzo, aspettiamo un po' a rompere il ghiaccio. Subito. C'è anche una serata freschina, magari se rompiamo il ghiaccio subito, no? Allora, se la nave affonda, ci riusciamo? Se la nave, c'è qualcosa che non va. Se la solo il mare la prenderà. Se la nave, c'è qualcosa che non va. Se la solo il mare la prenderà. Ognuno ha in testa un'Italia, ma ognuno poi scrive i suoi giorni con quello che...
che fa. Il tuo primo disco prendeva un video con i gesti, poi sei passato alla mafia, poi sei passato al fatto del volo con Belli, e quindi stai popolando, ma soprattutto stai vedendo la musica in modo diverso ogni volta. Ma sono tante cose che in qualche modo mi hanno toccato, insomma, sono tutte nate in maniera da un segnale, da una scintilla. Il video con la lingua lì, la lingua dei segni, è stato perché alcuni genitori mi hanno detto: cavolo, bella questa canzone, peccato che i nostri figli sordi non possano capire le parole, il testo, no? E allora da lì mi è venuta la voglia di fare un video in lingua lì, dove c'era la traduzione proprio in lingua lì di tutto il testo. Posso contare sempre sulla batteria di Venagrande? Se mi va e ci scaldiamo anche un attimo, basta tenere il tempo con le mani. Ti è capitato di chiederti davvero cosa è giusto e sbagliato, e penso certi treni già passati, eri in stazione, poi loro sono partiti, e pensi che ci vuole del coraggio ad essere se stessi in questo strano viaggio. Penso a quell'amico che è scappato, tu mi aspettavi, lui ne è tornato. Non importa quanto cadi, ma quando ti rialzi, è lì la differenza, ci sei solo te lì davanti. Non importa quanto sbagli, ma quanto ti riprendi, è lì la differenza, e lascia che dicano gli altri come. E pensa a quell'amore consumato, tu che ci hai creduto fin quando è durato, e pensi che il paese non è adatto, se cerchi un futuro qua lo vedi stretto, e pensi che c'è da imparare tutto, poi ti ritrovi spesso con quel libro già letto, e pensi quanto è forte la tua rabbia, quella che ti aspetta nei giorni di pioggia. Non importa quanto cadi, ma quanto ti rialzi, e lì la differenza, ci sei solo te lì davanti. Non importa cosa passa, ma soltanto cosa resta, e lì la differenza, e lascia che di gli altri come. Vi va di imparare una cosa nuova, una cosa diversa? O no? Allora, dovete sapere che poco più di 2 anni fa, quando ho fatto uscire questa canzone, mi hanno scritto nei social alcuni genitori di bambini sordi, bambini che non potevano sentire, mi hanno detto: cavolo, questa canzone ha un bel significato, un bel testo, delle belle parole, peccato che i nostri figli non possano capire cosa stai dicendo. Sapete cosa ho fatto? Ho tradotto tutto il brano in lingua LIS, la lingua dei segni. Avete presente la lingua LIS? Si vede nei TG, no? Soprattutto che traducono le notizie, le news in tempo reale, no? Allora, senza farvi imparare tutta la canzone, impariamo 5 segni della lingua LIS, una cosa nuova, diversa. Il ritornello dice: e lì la differenza, ci sei solo te lì davanti. Tradotto in lingua LIS è così, eh? Tutorial numero 1. Ci proviamo a farlo tutti? Ci proviamo? Qua. E lì la differenza, tu
solamente lì davanti, due volte. Vedo molte facce stupite, è una cosa, cioè possiamo farlo, cioè è un sabato sera, siamo alla festa pizza, cioè ci possiamo buttare, non è che siamo qua sotto esame, eh? Tutto nel numero due, dai, vediamo se ci sogliamo. Allora, è lì la differenza, tu solamente lì davanti. Oh, dal tutorial 1 al tutorial 2 Johnny c'è stato un bel passaggio, eh? Il doppio, eh? L'hai notato anche tu? No, però va bene. Cioè, se dall'1 al 2 c'è stato questo passaggio, dal 2 al 3 cosa succede? Vada a casa. Cioè, cosa succede a Benagrande? Dai, cioè, proviamoci tutti insieme, si impara una cosa nuova, diversa. Vedo delle signore che piace molto in questa parte di... Ho visto anche io che qualcuno... Due signore, due volte, non è che tutta la sera... Guardavo nel marito, facevamo... Allora, tutorial numero 3. Pronti? Dai, ci proviamo tutti, eh? È lì la differenza, tu solamente lì davanti. Bravissimi, ci proviamo a farlo anche sulla canzone? Cioè, se lo facevo io lo facevate uguale, cioè, o più semplice di così, proviamo a farlo anche sulla canzone. Ti rialzi, è lì la differenza, ci sei solo te lì davanti. Vediamo solo voi. Non importa quanto cadi, ma quanto ti rialzi, è lì la differenza. E continuo a vedere la signora che continua a far solo questo, non so se sia un messaggio. Io ho mollato un secondo, cioè non c'era uno che andava a tempo, eh. Cioè, tutorial numero 4, dai, che lo facciamo qui. Non importa quanto cadi, ma quanto ti rialzi, è lì la differenza, ci sei solo te lì davanti. Non importa quanto cadi, ma quanto ti rialzi, è lì la differenza, ci sei solo te lì davanti. Bravissimo! Non importa quanto cadi, ma quanto ti rialzi, è lì la differenza, ci sei solo te lì davanti. Non importa quanto sbagli, ma quanto ti riprendi, è lì la differenza, e lascia che dicano gli altri come. Il video sulla mafia, ad esempio, perché un ragazzo di 21 anni è venuto a raccontarmi le sue storie. Lui aveva denunciato dei brogli, lui abita a Villa Abate, a pochi chilometri da Villa da Palermo. E cavolo, lui è venuto con tutto il cuore in gola, cioè con tutta la sua energia, con tutta la sua forza a raccontarmi questa storia. Nessuno lo stava più considerando, anzi era diventato lo sbirro di paese. Ho detto, guarda, sono un cantautore, l'unica cosa che posso fare per te è scrivere una canzone, andiamo a raccontare la tua storia in giro. È stata un'esperienza molto bella. Insomma, se ti capita addosso delle storie o qualcosa che ti tocca, dopo me viene da metterlo nelle canzoni, nei video, insomma, in quello che faccio. Il spirito libero, torna a farci sognare. C'è bisogno di te, quasi più del pane. Ehi, spirito libero, sono tre le frecce da usare. Pace, amore, rock, il giusto volume. E mancava l'ultima, che era l'equilibrista. L'equilibrista è fantastica perché mette un piede avanti all'altro, però scammina sempre su quel filo che può cadere di qua o di là, ma prima o poi
Ma sì, ma cioè, guarda, l'equilibrista è una metafora, no? Perché tutti siamo persone piene di talento, no? Ognuno di noi ha uno o più talenti, no? E a volte è difficile scoprirlo e percorrerlo, no? E quando percorri il tuo talento, a volte non sai mai se stai facendo la cosa giusta, se arriverai a quello che vuoi fare, per cui siamo sempre in bilico, no? In questa tra cercare di capire se stiamo facendo la cosa giusta, arriveremo veramente all'obiettivo, al risultato, al sogno che ci abbiamo in testa. Quindi mi è venuta questa metafora dell'equilibrista che va su un piede. In questo pazzo mondo, in questa corsa alla follia, vorrei alzar la mano e dire come cazzo andiamo. Stanchi di parole delle solite vergogne, non vede alcun traguardo e pur si fa le maratone. Yeah. Perché non ci parlate di un futuro più normale? La luna promettete e poi ve la dimenticate. Quale voglia di fuggire senza fare le valigie? Oramai c'è da lottare anche per poter sognare. E senza paura, se sei te, c'è un orizzonte ancora. Mi porterò lontano e ci riprenderemo al nostro angolo nel cielo. Come mai l'idea di fare uno spettacolo insieme a attori di teatro, cabarettista? Ma è una cosa che è nata un po' per caso. Lo scorso anno ho fatto tanti concerti al sud, alle feste patronali, feste di piazza, e spesso mi capitava che l'organizzazione mi metteva sul palco con me, oltre insomma al mio concerto, anche lo spettacolo di un comico, no? Per fare uno spettacolo ancora più ricco durante la serata. E vedevo che questi spettacoli andavano particolarmente bene, probabilmente perché io un approccio anche io un po' divertente attraverso le mie canzoni, chiacchiero anch'io tra un brano e l'altro. Insomma, vedevo che passavano proprio due ore e mezza, tre anche, insomma, tra il mio concerto e lo spettacolo del comico, molto gradevoli per il pubblico. Quest'anno, insomma, ho detto, ma perché non prepariamo davvero uno spettacolo anche con un comico che non sia il frutto, insomma, casuale di due che si ritrovano sul palco? E l'agenzia con cui lavoro avevano proprio nel cast Chicco, che io conoscevo, che è molto bravo, che mi faceva anche mi fa molto ridere, e da lì c'è venuta la voglia di preparare uno spettacolo insieme. Buonasera, eccoci qua, finalmente iniziamo lo spettacolo. Un altro applauso, non ci sta male, secondo me potete farlo. Non so se ve l'hanno detto, sono gratis. Noi iniziamo, adesso facciamo canzoni, Marco, tu farai anche canzoni tue? Faccio canzoni, ciao a tutti, faccio canzoni mie, certo. Facciamo ballare, facciamo cantare, farei anche delle cover. Qualche cover facciamo, sì. Anche per il mio Samsung? Ma che cover per il tuo Samsung? Non le fa solo quelle per l'iPhone. Buon proseguo, ci vediamo dopo, tutto sommato, grazie! Pubblico in... Faccio la domanda che ormai si fa, penso che la sentirai spesso, ma quando leggono Ligabue... la gente, poi qualcuno sotto fa: oh, mi sono sbagliato. No, beh, ovviamente c'è Marco, cioè si vede, insomma, ci assomigliamo, ma si vede che non siamo uguali, insomma, sono io 10 anni in meno di Luciano. No, qualcuno mi viene a chiedere le canzoni di Luciano sotto il palco, no? Insomma, ovviamente ci si gioca un po' su questa cosa qua. Io, come dico sempre, sono il fratello di Luciano, lo stimo, andiamo d'accordissimo con Luciano. Per me è un po' una medaglia dalle due facce, no? Perché mi porta delle cose positive, delle cose negative, però insomma, il cognome che mi ha dato mio padre, ne vado orgogliosissimo. Vi piace il rock and roll? Se vi piace continuiamo, se no aspettiamo, per far sapere che vi piace il rock and roll, ma voglio almeno vedere che le mani tengono il tempo, no, che il pubblico partecipa, se no non capisco che rock and roll vi piace. Lo
l'ultima cosa, tua madre è una fan sfegatata nei tuoi confronti. Beh, ora, dimmi la mamma che non è fan sfegatata dei propri figli, dai, esiste una mamma che non è fan dei propri figli, per forza, insomma. Poi noi abbiamo la fortuna di far concerti, di fare delle cose anche, tra virgolette, più pubbliche magari, insomma, quindi probabilmente, insomma, ha modo di godersene ancora di più vedendo che tanti ragazzi vengono ai concerti che apprezzano quello che stanno facendo i loro figli. Anzi, che dire, la prima volta che vengo nelle Marche sono contentissimo e di essere qua, di fare il concerto, di fare questa intervista dopo un po' che ci rincorrevamo. Salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando su Sport Piceno. Sport Piceno, eccolo qua, guarda. E che dire, speriamo di tornare presto per fare un'altra chiacchierata. C'erano le mille lire, c'era la paghetta su Timerari. C'era sempre una scusa per bere, l'Italia dei giochi senza frontiere. C'era mio padre che fischiava mentre mamma cucinava. C'era il telefono con la cornetta, i vetri appannati sul parabrezza. E spirito libero, torna a farci sognare. C'è bisogno di te, quasi più del pane. Sono tra le frecce da usare, ma c'è amore rock, è giusto lui. E quando il vento soffia contro, e quando soffia contro vento, prendo le chiavi ed accendo la macchina del tempo. Batteria! Proviamo a cantare insieme? Qui abbiamo trovato le parole, visto che è difficile. Proviamo con Johnny, visto? Cioè, le parole erano complicate. Già cioè, secondo me viene più facile, no? Sono in fase digestiva, sono ancora. Sì? Sì, sì. Mangiate troppa pizza, ragazzi? L'ultimo! C'era freddo a novembre e sempre nebbia in Val Padana. E spirito libero torna a farci sognare. Ognuno poi scrive i suoi giorni con quello che fa.